Buon pomeriggio a tutti voi e bentrovati in questa nuova puntata di Linea d'Attacco. È iniziato il girone di ritorno sabato 30 e domenica 31 del campionato AICS di Capitanata, sia per la formazione maschile che per quella femminile. Nell'Open femminile il Vieste ha vinto contro il Volley Casalnuovo 3-0 con i parziali di 25-11, 25-13, 25-14. Mentre il Pietramonte Corvino ha ospitato in casa l'Hotel Gran Paradiso San Giovanni Rotondo e ha perso 0-3 con i parziali di 16-25, 8-25, 23-25. Mentre il Silver Sun Ekana Troia ha ospitato in casa l'ANSPI Sanicantro e ha vinto 3-2 con i parziali di 25-15, 25-22, 9-25, 21-25, 15-10. Mentre la San Marco Pallavolo si è recata ad Ischitella e ha perso 3-0 con i parziali di 25-15, 25-16, 25-18. Ha riposato l'Olimpia Volley Apricena. La classifica aggiornata, quindi dopo la decima giornata di campionato dell'Open femminile, vede il Plevolley Ischitella e l'Hotel Gran Paradiso con 24 punti, l'Olimpia Volley Apricena 21 punti, il Volley Vieste 18 punti, Pietramonte Corvino 11 punti, l'ANSPI Sanicantro 9 punti, la San Marco Pallavolo 7 punti, il Silver Sun Ekana Troia e a seguire 6 punti, a seguire il Volley Casalnuovo 0 punti. Mentre nell'Open maschile, l'ANSPI Sanicantro ha ospitato in casa il Volleyball Lucera e ha vinto 3-2 con i parziali di 21-25, 25-21, 25-15, 16-25, 15-7. Il Poggio Imperiale ha ospitato il Silver Sun Ekana Troia e ha perso 1-3 con i parziali di 17-25, 29-27, 15-25, 19-25. Mentre la partita tra il Virtus Volley San Severo e il New Volley Lucera è da recuperare. Invece la San Marco Pallavolo ha ospitato il Sant'Antonio Bovino in casa, vinto 3-1. Ma essendo stata una partita abbastanza accesa, il giudice sportivo ha deciso di sospenderla momentaneamente per l'omologazione della gara. Vedremo di seguito quali saranno le decisioni. Quindi la classifica aggiornata per l'Open maschile vede il Virtus Volley San Severo a 20 punti, appunto con una partita da recuperare, il Silver Sun Ekana Troia 18 punti, il New Volley Lucera 15 punti con una partita da recuperare, il Poggio Imperiale 9 punti, la San Marco Pallavolo 9 punti, il Volleyball Lucera 7 punti, il Sant'Antonio Bovino e l'ANSPI Sanicantro 6 punti. Torniamo adesso alla San Marco Pallavolo Open femminile, dove i giocatori della formazione maschile si sono cimentati nel dare un voto alle giocatrici. Come appunto accennato, la San Marco Pallavolo ha perso ad Ischitella 3-0 con i risultati di 25-15, 25-16 e 25-18. Queste sono le pagelle che il nostro critico sportivo Limosani Michele, insieme agli altri giocatori, si sono divertiti a fare. Allora, partiamo dalla numero 4, Bressi Carola Sofia, voto 5. Ha molte più capacità di quelle dimostrate in questa partita. Non ha palleggiato come dovuto, ha solo 16 anni, ma questa non è una scusa. Longo Maria, numero 6, voto 5. Con la sua altezza dovrebbe portare avanti la squadra, ma non ci riesce. Partita dopo partita, anziché migliorare, peggiora. Numero 7, Leggeri Carolina, voto 7,5. La migliore, sbaglia poco, pochissimo. Peccato in questa partita ci sia stata solo una sola Carolina Leggeri. D'altronde è pur sempre il capitano di questa squadra. Numero 12, Gualano Antonietta, voto 4. La peggiore in campo. Molti anni di esperienza e oggi non li mette in pratica. Pretendiamo non di più, ma il massimo da lei.
Numero 17, Nardella Eugenia, voto 5,5. Quando è sveglia se la cava abbastanza bene, ma abbiamo l'impressione che ogni tanto invece della Red Bull beva camomilla. Numero 18, Carrafa Angelica, voto 5. Se non si impegna al massimo a palleggiare insieme a Bressi, la squadra non andrà avanti. Buoni passi per quanto riguarda le coperture. Numero 22, Villani Anna Michela, voto 6. Quel poco che gioca lo fa abbastanza bene. Numero 31, Delle Vergini Maria Giovanna, voto 6. Entra per poco, ma le basta per meritarsi la sufficienza. Grazie ai nostri atleti. Adesso torniamo invece al calendario della prossima giornata, che si svolgerà sabato 6 e domenica 7 febbraio. Per l'Open maschile San Antonio Bovino ospiterà il Poggio Imperiale, il New Volley Lucera Lanspi Sanicandro, il Silver Sun Ecana Troia Virtus Volley San Severo, il Volleyball Lucera ospiterà la San Marco Pallavolo. Mentre per l'Open femminile il Vieste ospiterà il Pietramonte Corvino, l'Ischitella il Volley Casalnuovo, l'Anspi Sanicandro l'Hotel Gran Paradiso e l'Olimpia Volley Apricena ospiterà il Silver Sun Ecana Troia. Riposa la San Marco Pallavolo. Queste partite potrebbero subire però variazioni a causa delle festività di Carnevale. Anche questa puntata giunge al termine, ringrazio come sempre tutti voi per averci seguito e vi do appuntamento a venerdì prossimo 12 febbraio. Grazie.